un luogo che da luogo di conservazione, come hai detto giustamente, è diventato un granaio, nel senso usato ed esplicitato anche questa mattina nei vari interventi, e che sono cari anche alla nostra cultura. Granaio, cioè, è quello che non solo ha conservato, o serve per conservare, ma serve anche per assicurare la vita per il futuro. In questo senso io ho molto apprezzato i titoli che Filippo ha voluto dare a questi due progetti, granai del sapere e granai della memoria, cioè riportando sempre all'identico concetto che noi siamo non solo un luogo di conservazione, ma un luogo anche attraverso il quale si tramanda. Mi devi consentire però di assolvere alcuni doveri, cioè doveri di padrone di casa. È la prima volta che lo facciamo in pubblico e quindi a me tocca rivolgere alcuni ringraziamenti affatto formali. Devo ringraziare innanzitutto chi ha progettato i granai del sapere. Filippo innanzitutto, e i nostri architetti e ingegneri che hanno progettato, che hanno materialmente progettato la trasformazione dei luoghi, il comune di Corvassano, nella sua continuità istituzionale. Mi è molto piaciuto stamattina, siccome siamo in un periodo nel quale di cultura istituzionale francamente avremmo bisogno di fare qualche aggiornamento, allora stamattina invece c'è stato uno degli interlocutori, credo oggi ci sia stata la società della cultura, Galeano, l'assessore al patrimonio, devo dire la verità, insomma, che ha parlato veramente di continuità istituzionale. Io, per varie ragioni, anche di mia formazione, sono sempre contro, non ho mai condiviso la cultura del, virgolette, quelli di prima, no? In materia istituzionale non ci sono quelli di prima, in materia istituzionale c'è l'istituzione comune, l'istituzione regione, l'istituzione Stato, l'istituzione Presidente della Repubblica, che si tramanda nella sua continuità, salvo le interpretazioni e le declinazioni che possono essere diverse. Quindi noi, la Fondazione di Magna, che questo concetto condivide, naturalmente nella continuità esprimiamo un forte ringraziamento al Comune di Corvassano. Oggi abbiamo amministratori che rispettiamo, che amiamo molto, ai quali per tante ragioni siamo molto affezionati. Nel passato c'erano altri amministratori, ciascuno rispetto a questo progetto sta facendo la sua parte. Quelle di prima hanno fatto il primo passo importante, che è quello dell'autorizzazione a questo progetto. Quelli di oggi stanno dando il loro contributo a che questo progetto vada avanti, ad evitare la dispersione, ad evitare la revoca, ad evitare tante cose che pure avrebbero potuto essersi verificate e che non si sono verificate per il credito che la Fondazione di Magna riscuote presso la Regione, innanzitutto, e poi in genere presso le nostre istituzioni. E quindi ringraziamento al Comune, ringraziamento alla Regione Puglia. Il 2000, credo a fine luglio, o addirittura nei primi giorni di agosto del 2017, quando ci è capitato per le mani questo bando, lo ha ricordato questa mattina l'architetta Annalisa, io non mi piace architetto, però loro mi dicono l'architetta, ma io per lei architetto, Annalisa Simone, la quale ha detto che effettivamente, insomma, l'invito che io che vi conosco
sa che l'invito non è un invito, è qualcosa di più di un invito, cioè qualcosa di uno schiacciasassi, insomma, dovranno sapere, cioè, che io rivolgevo per lanciarci in questa avventura, non è che fosse stata raccolto con grande entusiasmo, anzi, raccolto con molto scetticismo. Devo dire la verità, la Regione ci ha secondato, ci ha chiarito molti dubbi e ci ha messo cioè, nelle condizioni di procedere, sicché a un certo punto in avanti il progetto è partito, è stato un bel progetto, abbiamo ottenuto anche un risultato molto lusinghiero, perché io desidero sottolineare questo progetto si è collocato al quinto posto di un vero e proprio concorso e lì chi ha seguito le cose sa che Silvia Pellegrini insomma non era stata tenera anche nel guidare e gestire la commissione e qui siamo andati avanti e sono andati avanti. A me dispiace solo, io lo dico con franchezza, perché chi mi conosce sa che non solo sono uno schiacciasassi, ma sono anche che le cose non le manda bene, le cose le dice come le pensa, perché soltanto questo è il motivo della solidarietà, perché anche questo si fa. A me dispiace solo una cosa, ma la colpa me la prendo tutta io insieme a Filippo. Che noi non siamo riusciti a trasferire, quindi ti tocca, ci vuole facciamo le proporzioni al presidente, spetta di più, penso. Che noi non siamo riusciti a trasferire in sede comunale, ma un po' anche per le difficoltà oggettive del trasferimento dei poteri, da quelli di prima a quelli di dopo. La filosofia che ha animato la Regione in questa gara e nella gestione di questa gara. E la filosofia era quella della massima celerità. Non a caso ci venne chiesto il progetto esecutivo e il progetto esecutivo aveva una sua premialità. E noi riuscimmo a prendere una parte dei punti del progetto esecutivo, perché eravamo riusciti addirittura a far quello, e invece una volta che siamo arrivati qui, insomma, con il cambio di gestione, eccetera, insomma, non siamo riusciti, ripeto, io e Filippo, nessun altro, eccetera, in questo, a riuscire a trattare questa filosofia, perché il Comune ha viaggiato invece più lentamente di quanto avrebbe dovuto. E allora io, nel rivolgere il ringraziamento a tutti naturalmente, qui c'è gente che viene da molto lontano, sono persone, io sono molto, come sono facile ad emozionare, non lo nascondo, quando vedo c'è gente che viene insomma con me, insomma sono molto contento insomma, di avere tante persone qui, di avere Claudio Campo, di avere tanti amici, Marco Panè, insomma di avere tanti amici. Allora, il messaggio che voglio trasferire e quindi il saluto che voglio riempire di contenuto perché di forma in questa circostanza è un messaggio che voglio lanciare e voglio affidare al sindaco di Conversano, che è il mio più che caro Pasquale Iacono, e a Stefania Liverini, che è la direttrice dell'area cultura e che è autorevole direttrice di quell'area nel comune di Conversano, perché lei si sta imponendo per la sua autorità, per la sua statura anche culturale, eccetera, è questo. Guardate, sindaco, siamo a giugno 2019, il 2021 si celebra il centenario dell'assassinio di Livagno. Come voi potete immaginare, noi stiamo lavorando perché da Conversano parta, prenda corpo un progetto di rievocazione, più che celebrativa, più che retorica, ma da
assolutamente, ma di rievocazione storica dei fatti che accadono a Confessano in Italia tra il 1919, 20, 21 e 22, noi faremo di questo un appuntamento di livello nazionale. È inutile dire che per questo evento noi faremo appello alle più alte autorità dello Stato, come ovvio sia. L'ultima cosa che noi ci aspetteremmo è che per febbraio 2021, dico febbraio 2021, quando il centenario prenderà concretamente avvio, la nuova struttura non sia o non fosse pronta. Sarebbe veramente, come dire, un'ingiuria gravissima che noi faremmo a noi stessi. E io e Filippo, sempre io e Filippo naturalmente, questo ritardo non riusciremo a perdonarcelo mai. Ecco, questo, con questo diciamo segnale io vorrei, e siccome abbiamo guardato anche le carte, abbiamo guardato tutto eccetera, credo che i tempi di realizzazione del progetto murario non vada oltre 12 mesi, 14 mesi, al massimo. Io penso che se ci la mettiamo tutti, se riusciamo finalmente ad avere un direttore di lavori all'altezza dei tempi, se speriamo di poterla avere quanto prima, stiamo battagliando da qualche mese per poter avere questa cosa qui, ma insomma se riusciamo a realizzare tutte queste cose, io sono convinto che noi ce la potremo fare, è una scommessa che potremo vincere. E quindi con questo, caro Pasquale, ti saluto e ti do appuntamento a febbraio 2021.